vabbè, la scena finale, si piange sempre. La ragazza che comunque si occupa dei genitori è una cosa molto bella. Quando il padre si presenta e scopre che i suoi concittadini non sono esattamente elevati come si aspetterebbe e quindi li manda a stendere. Quando la figlia cantava io vado via col senso. Quando la canzone finale che i genitori si commuovono. Quando alla fine saluta e si rende conto che può partire, può anche i genitori la lasciano andare. E diciamo il finale, nella parte in cui la ragazza canta e fa conoscere ai suoi genitori le parole della canzone. È quella dello spettacolo scolastico, quando i genitori hanno capito veramente che la figlia aveva del talento, anche se loro non potevano udire. Il saluto, il finale, quando lei va via ma ritorna e c'è quell'abbraccio bellissimo tra tutti quanti e poi il passaggio di lei che corre triste ma che a un certo punto non è più triste ma arriva alla macchina finita e sorride perché poi vola, va, realizza i suoi sogni, ecco. Quando cantava per l'audizione? All'ultima, quando lei comincia a cantare facendo il linguaggio dei segni. Quando include anche i genitori nel suo sogno. Quando la madre dichiara che speravano, insomma, che la figlia riuscisse comunque a entrare nell'ottica di non sentire, nonostante fosse un udente, che lei odiava tutti gli udenti del mondo. L'ironia anche nel trattare comunque conflitti o temi, insomma, non proprio scontati. Quando la figlia cantava, mentre cantava ha fatto i gesti per i genitori perché sapeva che erano dei sordomuti. Il coro finale. Il coro. La parte in cui lei fa con il linguaggio dei segni e poi la scena in cui si salutano e lei torna indietro alla macchina. Mi ha fatto anche ridere la scena dove il fratello è svenuto. Questo del padre quando le tocca le corde vocali per sentire qualcosa, per sentire soprattutto le emozioni di questa canzone. Cioè quando eravamo piccoli, che uno parlava, la maestra chiedeva a uno, alla professoressa, cosa ti è piaciuto? Uno diceva una cosa, poi l'altro, a te, è come lui.